oggi un appuntamento importante per la comunità fiscianese, quella della festività di San Rocco. Quali sono gli aspetti più importanti di questa festa e cosa vogliamo sottolineare? Io penso che secondo me è una bella manifestazione in tutti questi anni, comunque dire, questa è stata una festa dove ha richiamato un po' tutte le persone, le famiglie dell'intera Valle dell'Irno. Penso che alla fine, dopo questo lavoro, che comunque bisogna dare atto a Don Antonio Pisani, l'attuale parroco di Penda, che è stato capace di ridare attraverso una ristrutturazione dei luoghi sacri, in modo la chiesa di San Rocco, ma anche quella della Madonna delle Grazie, questo ha dato sicuramente la possibilità non solo di rendere questo luogo più accogliente, ma dare la possibilità anche di poter oggi, per esempio, fare questa manifestazione, soprattutto quella dei fuochi, che richiama un poco l'intera regione Campania ad assistere a questo spettacolo che sicuramente è unico in regione Campania. Si avvicina a questo importante avvenimento, la festività di San Rocco. Allora, quali sono le considerazioni più importanti che vogliamo fare? Certamente, tutta la comunità che si prepara ormai da tempo alla festa di San Rocco, che cade proprio nel pieno delle ferie anche estive, ma tutta la Valle dell'Irno è costellata da numerosi avvenimenti religiosi e civili che accompagna l'intera comunità ecclesiale verso i grandi traguardi. La festa dei Santi, se uno la vede così con gli occhi degli uomini, non è altro che un'occasione esterna, ma se uno si sforza di guardare anche all'esempio dei Santi, troverà la forza per continuare a camminare in un mondo tante volte lacerato, diviso e forse proprio nel nostro cuore malato di Dio. Venite all'onorevole Tommaso Amabile, un'intera comunità, quella fiscianese, che si abbraccia intorno alla festività di San Rocco. Sì, per la verità io sono testimone diretto, perché oltre ad essere un cittadino di questa comunità e quindi figlio di questo territorio, ho retto per oltre 9 anni la responsabilità istituzionale del comune di Fisciano. Questo momento, che si ripete ogni anno, così come in tante altre realtà del territorio, è un momento sicuramente di fede, ma anche l'occasione per la gente di trovarsi, di sentirsi più comunità e di stringersi intorno ai valori cristiani, perché ovviamente si venera questo santo protettore, ma si riconciliano anche le famiglie, si ritrovano le persone, è un modo per stare insieme e per vivere al meglio queste festività estive. Siamo oltretutto immediatamente dopo Ferragosto, quindi diciamo il momento è particolare, forse il più atteso e più desiderato durante tutto l'anno solare. Quest'anno poi sarà arricchito questo evento da un'iniziativa che oramai i giovani di Penda, in comunità tra di loro, stanno portando avanti, per cui farà da splendida cornice finale a questa celebrazione uno spettacolo pirotecnico di grande spessore e di grande valore, che vede il coinvolgimento del territorio, ma è anche un momento di attrazione per questa parte di comunità, perché tanta gente appassionata di questi spettacoli pirotecnici vengono indotti a portarsi anche da fuori provincia in questa nostra comunità. Questo serve anche a promuovere il territorio, a promuovere una comunità, a farne punto di riferimento. Comunale di maggioranza del PD di Baronissi, Agnese Coppola Negri, che è stata invitata questa sera ai Giardini Rocco Napoli a Penda per partecipare alla conferenza stampa di presentazione sulla festa di San Rocco, patrono di Penda. Però una occasione per rimarcare un tema importante, quello dell'associazionismo e quello, diciamo, soprattutto di un'apertura a 360 gradi tra tutti i territori della Valle dell'Irno per una crescita culturale e anche, diciamo, di altro tipo.
Sì, sicuramente è una bellissima manifestazione che ha scatenato coinvolgimento soprattutto dei giovani, quindi di giovane leve nella preparazione della festa patronale del Santo di San Rocco. Quindi siamo di fronte ad un esempio di forte aggregazione sociale, di valorizzazione delle tradizioni e soprattutto valorizzazione del territorio, dove per territorio sicuramente ad oggi può intendersi un territorio più vasto nel senso geografico, quindi tutta la Valle dell'Irno, ciò che viene valorizzato a Penta è sicuramente un punto di forza anche per i comuni limitrofi. Tra l'altro, consigliere, ricordiamo anche le sue origini, un po' pentane, giusto? Sì, la mia famiglia ha origini pentane, esatto, sì, molto frequentata anche dai miei genitori. Quindi c'è un legame forte con il territorio? Fortissimo, con il territorio di Penta, sì, effettivamente molto, molto forte. Apposta. Okay. Dell'associazione socioculturale Il Pentagono di Penta Amedeo Napoli, presente qui alla conferenza stampa di presentazione della festa di San Rocco. Amedeo Napoli è uno dei promotori principali degli appuntamenti, degli eventi, delle iniziative non solo a Penta ma anche in tutto il comune di Fisciana. Tra l'altro ricordiamo anche che recentemente Penta ha vinto anche le chiavi della città e Amedeo era tra gli organizzatori della squadra che, diciamo, ha trionfato. Sì, buonasera. Noi come associazione Pentagono ci impegniamo durante tutto l'anno, non solo ad agosto qua, quando abbiamo la festa delle salsicce, il 20, 21, 22 e 23, come ogni anno, però a noi questa festa ci serve per far soldi, per poi spalmarli durante l'anno in tante attività che noi andremo a fare, ad esempio a Natale facciamo Natale insieme, portiamo gli anziani a fare una gita, facciamo fare le tombolate, poi abbiamo il falò, abbiamo il campo scuola, quest'anno abbiamo creato la compagnia teatrale Il Pentagono, quindi la festa della Repubblica, facciamo tante iniziative. Non ultimo, daremo anche una mano a un'associazione di Villa che purtroppo è stata colpita da un brutto incendio, la loro sede, e quindi hanno bisogno di fare cassa. Noi come associazione Pentagono ci siamo offerti di organizzargli e di dargli posto qua che abbiamo per far sì che facciamo una festa di beneficenza il 25 agosto a ridosso della festa delle salsicce, siete tutti quanti invitati. È una festa di beneficenza in cui incasso andrà l'associazione di Villa che purtroppo ha perso in un incendio tutta la struttura. Quindi grande impegno associazionistico, ma anche di apertura appunto non solo al comune di Fisciano, ma anche ai comuni limitrofi. E poco fa abbiamo intervistato anche il consigliere comunale di Baronissi, Agnese Coppola Negri, che è venuto in rappresentanza del comune di Baronissi, però ecco, il Pentagono vuole anche rimarcare questa sua presenza territoriale oltre i confini del comune di Fisciano. Sì, ma purtroppo oggigiorno rimanere a Penta oppure rimanere a Fisciano come associazione è poco. Prima cosa, per noi l'associazione è una cosa seria, quindi noi del Pentagono siamo 170 soci, la quota annuale è poco, sono 12 euro all'anno, 1 euro al mese. Siamo 170 soci, dall'anno scorso abbiamo raddoppiato i soci, quest'anno ci siamo stabilizzati, sono una cinquantina di soci attivi e poi tutti gli altri comunque vengono alle manifestazioni. Che dire, questo momento stasera è stato bello perché comunque c'è stato un confronto sia col presidente della banca dottor Mimmo Sessa, il don Antonio, il consigliere regionale Tommaso Amabile e così via dicendo. E la cosa che più mi fa piacere stasera è che ci sono tante associazioni e che si è capito che da soli non si va da nessuna parte, anche essendo un'associazione bisogna allargarsi, noi ci siamo aperti a tutti, collaboriamo con i ragazzi del FU, con Don Antonio, i ragazzi della Melenzana, associazione di Villa, associazione di Caiano, associazione di Baronissi, cioè, il clou è stato quest'anno quando abbiamo avuto 130 bambini al campo scuola provenienti da tutto il comune, non solo, pure dai comuni di San Severino, Baronissi, Pellezzano, e a malincuore abbiamo dovuto dire no pure a 30 bambini che non ce l'abbiamo fatta perché gli educatori erano questi. Noi invitiamo l'associazione Il Pentagono, è aperta a tutti e vi invitiamo naturalmente alla festa delle salsicce. Quando si farà, ricordiamo? Si farà qua a Penta il 20, 21, 22 e 23 agosto, vi aspettiamo.
in compagnia del consigliere regionale Tommaso Amabile, da poco eletto per la sesta presidente della commissione sull'istruzione e quant'altro? Sì, su indicazione del gruppo consiliare del partito che appartengo, che è il Partito Democratico, sono stato veramente gratificato da una condivisione ampia all'interno del Consiglio regionale, perché con ben 40 voti, 7 voti del Movimento 5 Stelle, sono andato al candidato del Movimento 5 Stelle, sono stato indicato a grande maggioranza presidente della sesta commissione permanente, una delle 8 commissioni permanenti del Consiglio regionale, che si dovrà occupare delle politiche sociali, ma è una materia particolarmente a cuore a tutti quanti noi, agli operatori soprattutto all'interno delle istituzioni, della cultura, della istruzione e della ricerca scientifica, quindi un'ampia gamma di materie che investono le esigenze quotidiane di tanta parte della nostra comunità. Oggi bisogna rimboccarsi le maniche, partiremo mostrando attenzione rispetto a, per le politiche sociali, soprattutto rispetto alle fasce deboli, incrociando anche uno degli obiettivi e dei primi impegni che ha già assunto e sta portando avanti il Presidente De Luca, che è di attenzione verso le fasce sociali più deboli all'interno della società. Quindi comincia il lavoro, un lavoro intenso, credo che inizi anche a cambiare la Regione Campania, perché sarà, e i fatti lo dimostreranno, una regione sempre più amica, più vicina ai territori rispetto a quanto non lo sia stata fino a non molto tempo fa.